Citroën al Salone di Ginevra 2017 continua la sua offensiva di prodotto esponendo due innovative concept car che avranno comunque un risvolto anche nella produzione di serie. In particolare Citroën è la novità più importante sullo stand, è un concept car che prefigura quella che sarà una vettura di segmento B, ma SUV, quindi il primo SUV compatto, urbano se vogliamo, per quanto riguarda il marchio Citroën. Una vettura che riprende dal punto di vista stilistico gli elementi già visti in parte su nuova C3, su Cactus e su Picasso, quindi il frontale alto, aggressivo, imponente, con questi fari su due livelli che danno un tocco di modernità e di robustezza e di potenza alla parte anteriore. Poi la carrozzeria con le superfici lisce, i fari a 3D molto spettacolari nel posteriore e quindi la possibilità poi di avere una serie di colorazioni molto vivaci, fresche, già come già viste anche su C3, con la possibilità di avere la colorazione bicolore. All'interno poi troviamo tutti gli elementi dei valori più importanti di Citroën, del marchio Citroën, come il comfort, il benessere, grazie alla luminosità, c'è proprio una vera cintura vetrata attorno alla vettura e anche al tetto in vetro. E poi all'interno ci sono tutti gli aiuti alla guida, i sistemi più moderni di tecnologici, tutti i sistemi di telecamere sia all'interno che all'esterno, la connected cam, tutti elementi in parte già inaugurati su nuova C3 che qui vengono ancora di più messi in risalto e messi in mostra. La vettura è un concept car ma prefigura appunto quello che sarà entro la fine dell'anno il nuovo modello Citroën SUV compatto. Citroën nel 2017 continua a sviluppare l'ultimo prodotto lanciato, che è Nuova C3. Nuova C3 che è piaciuta moltissimo in Europa e in Italia, più di 70.000 clienti in Europa, 12.000 in Italia. La maggior parte ha scelto la definizione bicolore della vettura, quindi andando veramente incontro a quelle che erano state la nostra offerta. Il 50% ha scelto l'allestimento più completo, quindi a dimostrazione che le scelte fatte dal marchio sono andate veramente incontro ai gusti del cliente. Ora arriveranno nuove versioni, la versione GPL, la versione con il motore benzina PureTech 110 cavalli dotato di cambio automatico e AT6 e anche un nuovo sistema di frenata automatica molto utile e che costituisce un po' una chicca per questa tipologia di vetture da città. Chiaramente poi tutte le novità più importanti arriveranno appunto alla fine dell'anno, in particolare con questo SUV compatto, urbano, in soli 4,15 m, tutta la originalità, la creatività del marchio Citroën verrà veramente messa in risalto e sarà uno degli elementi centrali poi per lo sviluppo della crescita e del commercio di Citroën nel 2018.